Io non ce la faccio, però. Dai, su. Cazzo va! È un gioco da ragazzi, Ma non ce l'avevi un'altra copertina? È un omaggio alla missione d'Africa, ecco. Quanto manca? Siamo arrivati. Ma per favore, mettiti sulla sedia a rotelle. Duplet. L'operazione Robin Hood ha inizio. Entro nella parte. Vai, via. Allora, che cosa abbiamo da esaminare oggi? Una richiesta di pensione di invalidità totale con annesso sussidio da compagno. Sembrerebbe un caso pietoso, Dottor Arsizio, per lei sono tutti casi pietosi. Poi quando è al dunque, le relazioni si rivelano tutte o quasi frutto di simulazione e raggiro. Dottoressa Ancona, limitiamoci ad esaminare i fatti e ad emettere un giudizio a posteriori piuttosto che a priori. Lo so, la maggior parte della gente ci prova, ma noi non dobbiamo farci condizionare dai precedenti, no? Abbiamo la necessaria professionalità, competenza e soprattutto esperienza per non farci fare una crepa. Mi scusi, professor Toralbo, ma mi son milanese e non capisco cosa significhi facci fa una crepa. Prendere per il culo. Ah, chiarissimo. Dal complesso dei sintomi descritti si evince un classico caso di demenza senile, probabilmente morbo di Alzheimer o forse morbo di Binswanger. Notare la pronuncia, Come? Binswanger. Vedo che lei ha già espresso una diagnosi precoce solo in base a una documentazione cartacea. Ho studiato ciò che è stato presentato da richiedente giusto per farmene un'idea. No. Efficientismo meneghino, Tac. Vabbè, facciamo entrare lo sventurato. Scusi, presidente. Avanti, richiedente. Buongiorno. Prego, accomodatevi. Accomodatevi. Questa, come sapete, è la commissione giudicatrice per una richiesta di pensione di invalidità e di sussidio d'accompagno. Come si chiama? Vuole dirci il nome, per favore? Papà, vogliono sapere come ti chiami. Tante grazie. No, ma dottore, ma io non intendevo il concetto in se stesso. Mi prendeva sotto... Lasci stare, che è meglio. Uè, allora, si può sapere questo nome, sì o no? Veramente, illustri colleghi, dovreste già saperlo, anche perché voi avete tutta la documentazione e l'analisi. Lo sappiamo, ma vogliamo saperlo da richiedente, Anche perché, insomma, vorremmo valutare le capacità mnemoniche e intellettive. Scusate tanto, Lei, in quanto medico di parte, dovrebbe soltanto attenersi a rispondere alle nostre domande. Peccare da chi ne s'azzarda più. Senta lei, Sciur Adriano, se la sente brevemente di raccontarci quali sono i disturbi di cui è affetto? Ha detto no. Ma noi non possiamo andare avanti così. Abbiamo bisogno di risposte dirette e concrete. Lo scusi, dottoressa, ma l'ermetico modo di comunicare del mio genitore è comprensibile solo da me. Non senza una buona dose di abnegazione e pazienza. E se permette, dottoressa, evidentemente il mio paziente può dare solo questo genere di risposte. È inutile torturarlo. Devo stare zitto, Forse però... Il collega della controparte ha ragione. Mi sa che stiamo perdendo tempo, noi e loro. E il tempo, come si dice a Milano, le danè. Il tempo è denaro. Grazie per la traduzione, dottore. Mi permetto di fare un'ultima domanda al paziente? Posso? Prego. Da quanto tempo sono cominciati i sintomi di demenza? Un minimo di delicatezza. Guardi che lo ha scritto lei questo termine sulla relazione. Sì, è vero che l'ho scritto io, però voglio dire, è un minimo di delicatezza, un minimo di gentilezza. E che diamine vuole essere? Va bene, allora non è demente, ma è suscettibile. Non si fa così, però. Papà, ti prego, ricordi quando sono cominciati i primi sintomi? Dillo a questa bella dottoressa. Ha
detto no, non riesco, non me la sento e non voglio parlare. Poi testualmente, ma perché stiamo ancora qui in questo posto di merda? Portatemi a casa che devo fare tanta pipì e tanta cacca. Io a questo punto direi che è meglio che ci fermiamo qui, è meglio non andare avanti. Oh no. Senta, abbiamo bisogno di fargli un'accurata visita medica. È prassi indispensabile, ma vista la situazione non mi pare proprio il caso. E vorrà dire che verrò io stessa a casa vostra. E magari nel suo ambiente, nel suo habitat naturale, sarà possibile effettuare i dovuti esami e così avere un quadro consono ed esaustivo. E poi avrò l'occasione di rivedere questo bel ragazzo, non in veste di traduttore di Portantino. Verrò da lei la settimana prossima e sulla base degli esami e delle mie personali deduzioni vedremo e decideremo se assegnarle o meno quanto da voi richiesto, giusto? Giusto, giusto, giusto. Va bene, questa commissione si aggiorna tra una settimana esatta a partire da oggi per l'emissione del responso definitivo, che sarà possibile a seguito soltanto del referto presentato dalla dottoressa Ancona. La seduta è tolta. Scusi, Presidente. La seduta è tolta. Grazie, grazie. Grazie.